Salve amici di YouTube, questa volta sto facendo un video veramente, veramente, veramente importante. Ok, voglio sponsorizzare un forum community che l'abbiamo aperto, ce l'ha aperto 85 Ago, ma lo gestiamo io e lui. Quindi spero che comunque farà un successone questo forum, perché un po' mi intendo un po' di determinate cose, però è giusto che comunque anche 85 Ago impari qualcosa, giusto? Ok. Bando alle cazzate comunque. Allora, devo sponsorizzare anche quattro canali, quindi faccio subito in fretta, così almeno non, spero di non farlo durare 20 minuti. Allora, questo forum di che cosa parla? Questo forum, diciamo, aiuta gli YouTuber che sono poco famosi e vogliono essere conosciuti. Lo so, questo forum è aperto da poco, quindi ragazzi, lo so benissimo che mi direte sicuramente. Ma è inutile averlo aperto, non è popolare come alcuni forum che poi basta che metti un video ti conoscono. Ecco, questa è la risposta che vi darò io. Questo forum è aperto come se fosse una famiglia, quindi in pratica ci dobbiamo aiutare a vicenda. Non è che uno fa i cazzi suoi in questo forum, si mette a pubblicizzare i suoi video, perché in questo canale si può pubblicizzare. C'è una. Allora, prima di tutto, andiamo per ordine. In questo forum c'è la chat, dove potete scrivere quello che volete, tranne spam, perché se no vi chiamo, perché è giusto che le regole si mettano. Poi c'è presentazione e richieste. La presentazione, diciamo, facciamo soltanto che una presentazione e richiesta perché c'è la presentazione dove dovete dire chi siete, che canale avete, mettere il link in descrizione del canale. Comunque metterò adesso un topic dove vi dico cosa dovete mettere. Poi presentarvi che cosa fate, quanti video caricate al giorno, tutte le informazioni principali per sapere tutto su di voi sul vostro canale. Però la presentazione. Poi sotto c'è invece un'altra sezione chiamata richiesta sponsorizzazione. Voi lì potete scrivere un topic con scritto cosa fate, sempre come se fosse una presentazione, solamente che dovete aggiungere che vorreste essere sponsorizzati. Se volete essere sponsorizzati, come ha detto 85 Ago, perché penso che sia così, perché se non me lo ricordo, dovreste essere iscritti al suo canale. Nel mio, diciamo no, perché. Cioè, non voglio che vi iscriviate perché volete la sponsorizzazione, ma perché vi piacciono i miei video, quindi non è un obbligo. Nel suo, se volete, vi potete iscrivere, perché se non siete iscritti lui non vi sponsorizza. Nel mio caso è diverso, perché siamo abbastanza diversi di 85 Ago. Io sponsorizzo canali anche su richiesta, ma io ho un video dove spiego che cosa faccio come faccio le sponsorizzazioni. Quindi il mio è una categoria diversa. Io sponsorizzo persone che. Anche se non si iscrivono al mio canale, li sponsorizzo, però li sponsorizzo una volta e poi basta. Se invece c'è gente che mi segue, che guarda i miei video, commenta, mette mi piace, tutte queste cose qua, vengono sponsorizzati una volta ogni 2 settimane i loro canali e vengono messi quasi sempre in descrizione. Se non vengono messi in descrizione è perché non vedo che mi stanno seguendo, quindi è per quello. Quindi ragazzi, per farvi capire. Per chiedere la richiesta di sponsorizzazione dovete iscrivervi al canale di 85 Ago. Nel mio, come ho già detto, no, non siete obbligati, a meno che non vi piacciono i miei video, allora mi farebbe piacere che vi iscriviate al mio canale, se no altrimenti non lo fate perché non voglio fare su for sub, io odio il su for sub. Non perché mi credo un grande YouTuber, ma proprio perché non mi credo un grande YouTuber e che il su for sub lo odio. Perché non lo fanno manco quelli che sono famosi su for sub perché lo dovrei fare io. Ecco, perché è un iscritto fantasma, perché non esiste, perché si iscrive ma non mi guarda, quindi non ha senso. E poi io non mi iscrivo ai canali per obbligo, quindi cioè non è che se uno mi iscrive, mi sono iscritto al tuo canale, io mi devo iscrivere per forza, non sono il tipo. Cioè se è un canale mi deve piacere, non è che mi iscrivo così a random, tanto perché ho voglia di fare qualcosa. Quindi, la presentazione, dovete scrivere i vostri dati personali, cosa fate nel vostro canale. Tutto quello che è, poi se dovete mettere un topic, non vi preoccupate. Poi richiesta sponsorizzazione, lì potete chiedere la richiesta di sponsorizzazione, dovete iscrivervi al canale 85 Ago. Poi c'è la zona video amministratori, che sarebbe quella mia, quella di 85 Ago, Black Devil Leon 66.000 e no, 66 e 1510, che siamo i moderatori e admin. Io sono admin e Black e Leon sono i moderatori, 85 Ago è l'amministratore. Lì metteremo i nostri video personali. Poi, quindi voi non potete mettere niente là perché è bloccato. E poi anche se potete, verrà cancellato, quindi vi avverto già. Ci avete voi una sezione a parte che si chiama Video YouTuber.
potete chiedere la sponsorizzazione del canale, cioè dove lì verranno messi i video di 85 Ago o i miei sui canali che avete fatto la ricerca. Uffa, che palle quando devo spiegare le cose, mi intrippo. Allora, calmo. Allora, voi fate la richiesta di sponsorizzazione, ok? Dopo che abbiamo raggiunto un tot di gente che vuole essere sponsorizzata, su sponsorizzazione canali, lì metteremo i video dei canali che ci hanno chiesto che vogliono la sponsorizzazione, la richiesta di sponsorizzazione. Quindi lì verranno messi i video. Poi, video altri YouTuber. I video degli altri YouTuber sono i video che potete mettere voi, però vi spiego già le regole perché così almeno la gente non si intrippa. Qui ci sono le regole per il topic, importante, ok? Cosa vi spiega? Allora, dovete creare un topic con scritto come titolo canale di Bayon Community, descrizione canale di Bayon Community, dovete riscriverlo. E poi fare crea topic, nuovo topic, o comunque crea nuova discussione, comunque quello. Anzi no, dovete tornare indietro, fare nuova discussione, creare i nomi e poi fare invia la discussione. Poi, credo che ve lo faccia fare, aspettate, canale, perché prima di dire cazzate, canale di Beyond Community. Fate così, lo copiate se volete, lo fate così e invia discussione. Dovete mettere un messaggio. Scrivete, ad esempio, io voglio mettere serie Slenderman, ok? Invia discussione. Ecco, quando siete tornati, quando avete fatto così, ok. Avete qui il vostro canale di Bayon Community. Entrate qui. Qua creerete una nuova discussione. Aspettate, c'è un errore. Perché non fa? Che figura di merda. Ah, aspettate. Chiudo coglioni. Perché i casini succedono sempre qua? Non si può cancellare. Vabbè. Dovete creare una nuova discussione. Non è una nuova discussione, un nuovo topic. Vabbè, in pratica dovete scrivere canale di Bayon Community e dovete mettere dentro questa cartella. Facciamo così, aspettate, così risolviamo il problema perché c'è un casino. Allora, come abbiamo fatto con me e l'admin 85 Ago, faremo così. Metteremo proprio una specie di modifica per voi. Dovete fare la richiesta per avere il topic personalizzato, cioè il vostro topic. Quindi chi vuole il topic. Guardate quanti minuti siamo, 8 minuti. Quindi chi vuole il topic dove può mettere solo lui i file dentro e gli altri possono solo commentare, deve andare qui su, che se lo crea al momento, ve lo creo dopo qua, metterò, anzi no, su presentazione richieste, metterò su un altro topic con scritto richiesta topic, dove voi dovete chiedere lì se volete il topic su video YouTuber, dove noi metteremo il topic per voi, così almeno non dovete fare tanto casino. Cioè, in pratica vedrete al posto di video di altri YouTuber, vedrete tanti tanti topic con scritto video di quello. In pratica. Quindi, ragazzi, questa è un'opportunità da darvi. Io ve la do questa opportunità di iscrivervi a questo forum, ve lo metterò in descrizione. Che potete fare le vostre richieste e comunque essere aggiornati anche sugli eventi, perché ogni volta che noi adesso avremo più gente, caricheremo video dove ci saranno anche i nostri video dove faremo le sponsorizzazioni, dove faremo i nostri gameplay, quindi voi sarete sempre aggiornati sui nostri video e non perderete i video degli altri, quindi sarete sempre aggiornati.
quotidianamente. Ok, quindi ho sponsorizzato il canale, adesso dovremo anche modificare alcune immagini, cose varie. Ok, qui c'è sempre c'è The Darkness Gate, che è un mio amico. Ok, allora devo sponsorizzare queste persone. Allora c'è Gabe Di Massimo, che è una persona che mi ha contattato e voleva chiedermi se poteva fare dei gameplay con me. Io dico di sì perché non ho problemi, faccio video con chiunque, non mi ritengo una persona famosa, quindi ah sì, anche se lo diventassi un futuro, parliamo di un futuro 2040. Sì, forse sto esagerando, però vabbè, 2040 mettiamo, non smetterò mai di non fare video con gente che magari ha meno iscritti di me, perché non mi credo nessuno, non sono uno, magari potrei vantarmi magari perché sto lavorando, toh, solo per questo, che io sto lavorando, mi faccio un culo tutti i giorni, è già un miracolo se riesco a caricare video su YouTube, quindi solo questo credo che sia il mio vanto, perché lavoro. Lo so, mi dispiace per gli altri che magari non lavorano, però io lavoro, che non è che posso essere anche insultato su YouTube perché dicono: tu non lavori, tu non fai un cazzo. Perché ci sono molte persone che me lo scrivono. Io lavoro, però vabbè, chi se ne frega. Sono dettagli, infatti, la mia vita privata la lascio nella mia vita privata. I fatti degli altri non mi interessano. Ok, questo messaggio c'è sempre quando usi Camtasia. Vabbè. Allora, lui parla di anime e manga. Fa anche delle immagini con Photoshop o con Paint. Poi parla, fa anche dei mixer di cartoni animati, quindi fa delle canzoni, penso che siano dei cartoni, cioè le musichette sui cartoni, come tipo gli AMV, o gli AMV, esatto. E poi lui adesso ha deciso di fare un videogame, gameplay, horror, o gameplay comunque su GTA 5, comunque gameplay di vari giochi. E spero che comunque anche lui abbia un po' di iscritti perché ne ha 6 ed è un ragazzo fantastico. Io ho visto i suoi video, è simpaticissimo. Quindi ve lo consiglio, iscrivetevi, ve lo metterò in descrizione. E poi Aizolas, che è un ragazzo che mi è dispiaciuto un casino perché, cioè, Mr. Tecnotube ha definito che ero io, che ho fatto io il gameplay, la recensione più fantastica che c'era in quella recensione, cioè in quel contest. Però vabbè, io volevo ricambiare comunque il favore a Zoras perché si è impegnato tanto, io ho visto il suo video e mi è piaciuto un sacco. Quindi mi è dispiaciuto anche non averlo fatto vincere. Se fosse se adesso per esempio sta partecipando anche nel mio contest, speriamo di farlo vincere, cioè non lo farò vincere nel senso che faccio vincere subito lui perché ho deciso così. È che c'è il programma che va a estrazione i numeri, quindi se uscirà lui, speriamo bene. In bocca al lupo. Adesso lui mi dovrebbe rispondere crepi. Ma comunque ok, quindi vi spiego cosa fa nei suoi video, così almeno vi dico già sul momento anche. Mi devo anche scrivere anch'io perché mi sono dimenticato di scrivermi. Ah, lui fa video su Battlefield, ha caricato pochi video, questo infatti è per quello, sicuramente aveva già un canale lui, però forse gliel'hanno chiuso, non lo so, quindi è per quello che c'ha pochi video, o magari ha iniziato da poco. Fa video su Battlefield, poi ha fatto il video di risposta al contest di Mr. Tecnotube, ha fatto un let's play su Mass Effect, il gioco per eccellenza, e presentazione del canale, poi il Team Fortress 2, che sicuramente dovrà fare anche la Yogbox, perché si vede un'immagine nel video che parla della Yogbox. Me li devo guardare tutti i video, sono 4, ci riuscirò a vederli, fidati, non ti preoccupare, me li guardo, soltanto che tra lavoro, video, caricare video, fare tutti questi casini è un massacro. Quindi, Aizolas ve lo metterò in descrizione. Poi, Ivan Rossi è un ragazzo che veramente mi piacciono i suoi video. Certo, il microfono, scusami, ma è terrificante, cioè lo so. Io uso una Logitech, scusami, voglio essere sincero perché non hai niente di difetti, non hai niente nel tuo canale che non va. È il microfono solamente, che o sono io che ho le cuffie che danno i problemi perché ti sento la voce troppo rimbombante, quindi non so, boh. Non penso che o sia un problema quando tu fai video con soltanto la webcam e allora rimbomba tutte e due l'audio e il microfono con la webcam, boh, non lo so. Perché se io adesso ad esempio vado a guardare un video di Scribernauts Unlimited, mi ricordo che l'audio sentiva bene, se mi ricordo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in... Vabbè, si sente un po' colpito, capito? Sembra non so, vabbè. Comunque, non parliamo di queste cose del microfono, chi se ne frega. Allora, lui c'ha 206 iscritti, fa video su vari giochi. Ha fatto un video su Scribernauts Unlimited.
Poi ha fatto dei tutorial su come installare Call of Juarez, come scaricare e installare The Binding of Isaac. Ha fatto un contest, ha partecipato al contest di Mr. Technotube. Ha fatto un video sul Surgeon, quello lì, Simulator, quello del gioco strano. E poi ha fatto dei vlog. E ha fatto una recensione su The Last of Us. Recensione The Last of Us. Non so l'inglese, fanculo. Allora, è come risolvere il problema dei crash su Scribernow su Limited. Quindi fa tutorial, gameplay e intro, anche perché ha fatto una intro. Le intro non so se le fa lui, credo di sì. E poi anche dei tutorial come scaricare i giochi metterli nella PSP. Quindi ragazzi, io devo anche guardare i suoi video perché ne ho perso 5-6 se mi ricordo di video. Quindi non è che li ho persi i suoi video, è che ne ho perso 5-6. Quindi ragazzi, ve lo metterò in descrizione, in Varrossi, e iscrivetevi. Passiamo all'ultimo canale, Ita Giochi Channel. È un mio amicone, per me è un amicone, perché è fantastico come personaggio, è la persona più simpatica che mi abbia mai visto. Ce l'ho anche come amico su Facebook, infatti ecco Riccardo, non diciamo il suo nome. Allora, se non mi uccide, mi ha messo su Facebook, su YouTube, adesso ti denuncio. Allora, no, meglio di no. Calmati, ok. Allora. Ha fatto il video sul Signore degli Anelli, che il Signore degli Anelli è il gioco più bello che abbia mai visto, perché il Signore degli Anelli sono simpatici i personaggi. C'è anche gli Hobbit che fanno ne 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 così quando devono scappare contro gli spettri, cioè è fantastico quel gioco. Poi ci sono cose assurde in quel gioco, c'è tipo quello che si usa per quando spegni l'estintore, c'è l'estintore, non c'era mai stato l'estintore sul Signore degli Anelli, l'hanno messo lì. Poi fa video su Dark, che è un gioco su un vampiro, che ho visto, ho capito che è un vampiro il gioco, però. Deadpool, che è un gioco di un supereroe che mi ricordo ha una doppia personalità, se mi ricordo, perché ho visto su internet che è la trama del gioco. Ha fatto video su Fallout, su Fable 3. Ha fatto anche i giochi bestemmie, perché i giochi bestemmie sono fantastici. Uno gioca a Cat Mario, distrugge tutto il computer. Poi Orcs Must Die 2. Poi ha fatto Indie Time 1. E mi ricordo che c'era un video su Evil. Credo un gioco su Evil, che era un gioco horror. Che era assurdo, c'erano immagini, facce di tutti i tipi. Che veramente quel gioco io l'avrei ammazzato. E poi Horror Time ha fatto un Real Horror Story, che è un gioco dove c'è in pratica tu devi cliccare, se mi ricordo. Adesso vi faccio vedere il video. Devi cliccare. Sono arrivato a 17 minuti e 18, dove si vede. Sembra la zona di Signore degli Anelli. Allora, aspettate che. Guardate quanti formati, fino a 1080p. Ecco, una mano, sembra la stanza del Signore degli Anelli, la montagna di Mondor. Guarda. C'è questa mano che arriva così. Guarda, anche la seconda. Cioè, è fantastico questo gioco. Lui ha paura perché dice aiuto. Poi ci è rimasto deluso perché ha detto magari usciva la faccia, invece non è uscito niente. Quindi è fantastico, cioè ve lo metto in descrizione. Aspettate che ho tolto, cazzo. Ita, giochiciano. Porca puttana. Si è chiusa la pagina. E poi ha fatto un video dove parlava delle fobie, che quello è il video più bello che abbia mai visto, cioè le fobie è fantastico. Vedere le fobie, uno che ha paura della papera che ti guarda, cioè che ti fissa, cioè tu fai, oddio! E gli vedi una papera così a random, una papera in fondo, tu stai, quella si fa i cazzi suoi, ti fissa soltanto un secondo, quello si gira e si spaventa, cioè è una fesseria questa fobia. Quindi ve lo metterò in descrizione, c'ha 431 iscritti. Ve lo metto in descrizione, spero che vi iscriviate perché veramente meritano. Tutti questi canali che vi ho citato meritano, tra cui 85 Ago, che il mio fratellone fa video sulla FTB. Vedete che ve lo faccio vedere. Ha due canali, uno dove fa soltanto music, che crea le canzoni lui. Si chiama The King 85 Ago il canale, il suo secondo. E poi nel primo canale fa, adesso stiamo facendo una serie insieme sull'hardcore.
insieme. Abbiamo fatto il primo episodio, però lui lo divide in due parti. E poi fa video sul faraone. Il faraone fa dei live e soprattutto fa cioè dei live sponsorizzazione. E poi anche Minecraft normale. Quindi fa un po' di tutto. Fa sponsorizzazione come faccio anch'io, ma lui non mette le regole. Lui dice iscrivetevi e basta. E lui vi sponsorizza. Io invece sono uno che mette un po' le regole perché non mi sta bene che la gente si iscriva così e non mi segue. E quindi fa Minecraft Hardcore con me. Poi voleva fare anche l'FTB, però si è cancellato il server, non mi ricordo, non gli funziona più, gli lagga. E poi ha risposto al mio video contest e basta, cioè lui fa video in generale, fa video che gli piacciono, quindi fa video tipo Faraone, Minecraft e live. Quindi ve lo consiglio, il mio fratellone, ve lo metterò in descrizione. Quindi ragazzi, scusami se non ti ho messo 85 euro nei primi sponsorizzazioni, ma ti ho voluto sponsorizzare prima il forum, poi ho voluto sponsorizzare tre canali che mi sono dispiaciuti, che non vengono conosciuti. Volevo farveli conoscere perché meritano. E poi te che tanto ti conosco, però io ti sponsorizzo sempre se non ho problemi. Cioè non penso che cambi molto se ti metto prima o dopo. Tu mi metti sempre prima nei tuoi video. Io invece per questi nuovi aggiornamenti devo fare in fretta, sono di fretta infatti. Sono le 5 del mattino, non so se vi rendete conto. Quindi, per questo video è tutto, un saluto da Bayon Community. Ciao a tutti!